Ascolti TV nel pomeriggio di sabato 6 gennaio 2018, per la prima volta Verissimo Vacò, in sovrapposizione, contro un competitor, Sabato Italiano, ecco perché i numeri dell'audit. Ascolti TV di sabato 6 gennaio 2018, Verissimo perde contro Sabato Italiano. Sabato Italiano, in onda su Rai 1 dalle 16.45, ha ottenuto 1.820.000 spettatori, 12% di share, nella prima parte e 2.403.000, 14,7%. Nella seconda. Su Canale 5 Verissimo è stato seguito da 2.058.000. 13,6%, nella prima parte iniziata alle 16.10, e in cui resta leader, e 2.110.000. 13%, nella seconda. Il motivo del successo del programma condotto da Eleonora Daniele? La diretta e l'approfondimento sulla morte di Marina Ripadimiana, oltre che l'omaggio ad Adriano Celentano per gli 80 anni. La trasmissione con Silvia Toffanin, invece, ha risentito della registrazione, della mancanza del traino di Amici, tornerà da sabato 13, e dell'impossibilità di trattare del caso del giorno. Perché Verissimo è stato intitolato speciale Verissimo. Il programma di Canale 5 Ettari ha avuto come titolo speciale Verissimo per un trucchetto Auditel. In questo modo risulta una trasmissione nuova e la media Auditel, bassa, non verrà calcolata con quella delle altre puntate del sabato pomeriggio. Auditel, come funziona? La società AGB Italia, per conto di Auditel, ha installato nella casa di alcune famiglie italiane un piccolo apparecchio collegato ad ogni televisore dell'abitazione e alla linea telefonica, che registra su quale canale è sintonizzato il televisore. Il campione, rappresentativo della popolazione italiana con più di 4 anni, detto panel, è aumentato nel tempo, dalle poco più di 600 famiglie dei primi mesi successivi all'avvio delle rilevazioni, si è passati alle 2.420 famiglie del 1 gennaio 1989 fino alle 5.070. Del 1 agosto 1997, con l'allargamento a 16.100 famiglie, 41.000 individui, dal luglio 2017. Ogni membro della famiglia deve segnalare la propria presenza davanti al televisore tramite un particolare telecomando, in questo modo il Meteor registra quale programma è visto e anche da chi è visto. Il Meteor è composto da tre unità, il Monitor Detection Unit, MDU, che rileva lo stato di accensione e spegnimento dell'apparecchio televisivo, il canale su cui esso è sintonizzato. L'Handset, telecomando, attraverso il quale la famiglia campione seleziona il numero di persone, che guardano la televisione, il Meteor vero e proprio, unità centrale di memoria. Che trasmette i dati degli MDU provenienti dai vari televisori della famiglia campione alla centrale attraverso la linea telefonica. I dati vengono poi elaborati al computer centrale di Milano e pubblicati la mattina seguente attorno alle ore 10.